Ci troviamo con il sottosegretario regionale alla protezione civile, onorevole Giovanni Lima. E così già da novembre, infatti la costa ionica calabrese è colpita nel 2013. Infatti noi abbiamo fatto una serie di dichiarazioni di stato di calamità a partire dalla giornata del 15 e 16 novembre, poi 20 e 21, poi 31 novembre, 1 gennaio, e adesso abbiamo avuto in ordine di tempo quest'ultima ondata degli ultimi tre giorni che si è concentrato soprattutto nell'area del Regino, della provincia di Reggio, nella fascia ovviamente ionica, come dicevamo un attimo fa. Per cui si ripete quelle che conosciamo, soprattutto nel mese di novembre, che è statisticamente il mese più piovoso per la nostra regione, però stiamo assistendo anche a questa incursione di gennaio e di febbraio che ci mettono a dura prova. Quali sono i mezzi della protezione civile per intervenire nell'immediato ma anche subito dopo? Allora, noi abbiamo per nostra natura, per nostra funzione, il ruolo di fare una ricognizione, un primo sopralluogo, una prima capacità di intervenire. In ordine proprio delle priorità, tentiamo nel caso di mettere in sicurezza le persone, che quello è il nostro primo obiettivo, poi di governare il territorio nella serie di, comprendere le necessità e soprattutto capire quali sono i danni alle infrastrutture pubbliche e anche alle strutture private. Cioè, man mano che si va avanti cerchiamo di comprendere complessivamente i danni che sono stati prodotti, che il territorio ha subito, e di conseguenza poi articolare una serie di iniziative con gli altri enti. La protezione civile non ha l'esclusiva degli interventi o l'esclusiva della gestione dei danni dalle calamità naturali. È chiaro che deve intervenire la provincia, è chiaro che deve intervenire lì dove è necessario il consorzio di bonifica del territorio, è chiaro che dobbiamo a questo punto coinvolgere tutte le istituzioni che governano il territorio, che non è una cosa facile nella nostra regione per almeno tre regioni, per almeno tre motivi. Il primo motivo è il territorio molto difficile. Noi abbiamo il 92% del territorio regionale che è segnato da montagne e da colline. Solo l'8% è un territorio pianeggiante in Calabria, per cui trova facile riscontro il fatto che intervenire su un territorio con queste caratteristiche orografiche e morfologiche non è una cosa di poco conto. Io oggi ringrazio anche, oltre che alla struttura, i colleghi del Consiglio regionale, dico colleghi del Consiglio regionale, pure non essendo consigliere regionale, ma essendo stato per 13 anni anche consigliere regionale, Crino e Minasi, che hanno voluto accompagnarmi in questa visita in un luogo simbolo non solo della provincia di Reggio Calabria, ma anche della Regione Calabria, che è questo tempio, e che è simbolo anche di un'ulteriore specificità calabrese. Noi, quando spesso accadono le piogge intense, non solo dobbiamo salvaguardare il nostro territorio inteso come territorio ampio, le nostre popolazioni, molto spesso poi ci dobbiamo impegnare per governare e quindi per ripristinare i luoghi della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura, della nostra identità, così come è questo luogo. Gennaio del 2013 piangevamo intorno alla città, dell'antica città di Sibari, oggi siamo qui a Caulonia per definire anche qui lo stato dei danni provocati al tempio. Cioè, in altri termini, c'è, oltre agli aspetti che elencavo poco fa, anche la necessità di tutelare il nostro patrimonio storico, culturale e identitario. Questi sono pezzi di un ragionamento più complessivo che noi puntualmente sottolineiamo nel momento in cui chiediamo lo stato di calamità al governo nazionale. Noi non abbiamo strumenti per ripristinare i luoghi nell'immediatezza, abbiamo strumenti che andremo a concordare poi con il municipio e con la provincia per ripristinare i luoghi in chiave di emergenza e di messa di sicurezza, che è un elemento iniziale di tutto un percorso. Accanto a questo ragionamento è chiaro che noi dobbiamo batter cassa
con il governo nazionale abbiamo, come dire, provveduto, già da novembre, così come elencavo un attimo fa, di richiedere lo stato di calamità naturale, che è ovviamente la delibera che è passata ieri in giunta regionale, è la dimostrazione che noi siamo, come dire, in linea, vigile e soprattutto attenti a quanto sta accadendo sul territorio. Questo comporterà poi il riparto del Fondo di Solidarietà Nazionale sulle calamità naturali che dovrà definire il Governo nazionale. Ho il dovere di dire che non c'è pezzo d'Italia che non è stato toccato da piogge intense in quest'ultimo anno e mezzo. Non voglio citare l'esempio della Sardegna, ma l'esempio della Sardegna quest'anno, l'esempio dell'anno scorso di Genova, l'esempio di 15 anni fa di Soverato, cioè voglio dire, non c'è luogo, non c'è regione d'Italia che non soffra, appunto. Lo dico così per non dirlo in modo più brutale, cioè io dico che le risorse non saranno tantissime. Noi abbiamo segnalato con quella dell'altro giorno qui nella zona del Regino già 5 calamità naturali come annata 2013-2014 a partire da metà novembre del 2013, che tra le altre cose in quella circostanza c'era l'emergenza Sardegna, ma c'è stata anche qualche settimana prima l'emergenza Palagiano in Puglia, cioè in altri termini è un paese, da questo paese Italia, che ha grande difficoltà da questo punto di vista rispetto a quanto appunto ci sono eventi di questa natura. E poi abbiamo anche pochissime risorse rispetto al ristoro necessario per ripristinare i luoghi. Qualcuno azzarda nel quantificare nella somma di 2 miliardi di euro, per capirci, 4 mila miliardi di vecchie lire, no? Il danno annuale al territorio prodotto dal dissesto idrogeologico. Io credo che nelle condizioni in cui è oggi il paese Italia non facilmente possiamo avere tutte queste risorse. Tenga presente che noi soltanto per queste 4 prime alluvioni abbiamo chiesto e abbiamo quantificato in 150 milioni di euro i danni. I tempi sono fisiologicamente un po' per l'amministrazione, un po' per le procedure e un po' per la necessità di come dire, intercettare risorse. Noi dobbiamo però fare attenzione, alcune cose le possiamo fare noi, quantifichiamo un po' grosso modo quali sono i danni, capiremo in che modo possono intervenire gli enti che stanno sul territorio, capiremo poi come distribuire successivamente le risorse che assegneranno alla Calabria. Su questo ho il dovere di essere un po' prudente, un po' cauto nel definire risorse, tempi e modalità, perché ovviamente non ho nemmeno io certezza di quando sarà assegnata la Calabria. Io stamattina assieme all'assessore Dino, assieme all'ingegnere Siviglia, responsabile dell'autorità di bacino della regione Calabria, ho sentito il dovere di essere presente in questo bellissimo posto, in questo sito archeologico, che purtroppo ha necessità di interventi, di consolidamento, di difesa, e siamo stamattina a Monasterace, ma proseguiremo il nostro sopralluogo a Caulonia, a Marina di Gioiosa, a Siderne e a Locri, perché l'assessore Dima, che è stato sensibile di fronte alla mia richiesta, non si è tirato indietro immediatamente ha recepito l'istanza di questo territorio. Siamo qua assieme a lui, l'ingegnere Siviglia è stato assieme a noi stamattina già alle 8:30 e abbiamo fatto un sopralluogo sul lungomare di Siderno, ha constatato di persona i gravi danni che ci sono sul lungomare di Siderno, speriamo che ci sia la possibilità di intervenire economicamente, anche perché noi faremo dichiarare dalla Regione Calabria, faremo dichiarare lo stato di calamità naturale e il governo secondo noi deve prendere atto e deve essere conseguenziale, finanziare con finanziamenti consistenti lavori per la difesa di questi luoghi molto belli. Del museo. Lei richiede una relazione, io glielo dirò, farà una relazione sicuramente. Ma nelle modalità istituzionali che solitamente il sovrintendente fa. Così spazio per No, no, ma sono già attivati come comune e come sovrintendente. Stiamo facendo una ricognizione dei danni gravissimi di queste violente mareggiate che hanno investito come non mai e in maniera anche imprevedibile. Rispetto pure al lavoro e agli studi che
l'assessorato ai lavori pubblici, l'autorità di bacino hanno messo in cantiere in questi anni, una ricognizione dei danni, di questi danni che hanno toccato tutte le cittadine dell'area ionica, non solo Regino, ma oggi siamo nel Regino, da Monasterace a Cavolonia, Roccella, tutti i centri per continuare, Siderno, Locri, ma poi ci saranno anche i sindaci dell'area grecanica, perché ovviamente vorranno interloquire, li abbiamo avvisati di fare un incontro unico a Siderno per fare una prima valutazione dei danni e capire in quale direzione dobbiamo muoverci. Certamente siamo tutti qua, tutte le istituzioni regionali, la regione in trincea, vorrei dire, proprio perché ci rendiamo conto della drammaticità delle situazioni che si è creato e che tocca sia gli stabilimenti balneari, ma tocca e rischia di toccare, a parte i beni archeologici, anche le abitazioni civili. Sì, in effetti l'incontro di oggi è finalizzato soltanto a valutare e quantificare più o meno i danni prodotti dalle ultime mareggiate. La Calabria, e noi ormai nel corso degli ultimi sostanzialmente 10 anni, è stata interessata mediamente con un'alluvione ogni anno. I danni sono ingenti. E ieri abbiamo deliberato come giunta regionale lo stato di calamità naturale, richiesta per i comuni dello Ionio Regino. Stiamo facendo delle valutazioni di merito per cercare intanto di capire con quantificare le risorse necessarie per avviare la fase di ricostruzione, ma soprattutto, che è la cosa ovviamente che più ci preme e ci interessa, è quello di individuare quali sono i punti di criticità per porre rimedio a lungo termine, perché non possiamo essere sotto la scopa, sotto la mannaia delle emergenze idrogeologiche che ormai da anni attraggono il nostro territorio. E le soluzioni che stiamo cercando di trovare sono ovviamente commisurate alle risorse finanziarie che, ahimè, ogni anno diminuiscono sempre di più e con frequenza. Speriamo che riusciamo comunque a trovare soluzioni immediate che ci consenta a breve di poter dare delle risposte significative del territorio. Il sottosegretario Rima, l'abbiamo intervistato a Monasterace. Va bene. Di un'imponenza totale proprio. Dice suo, questo non immagino. Si potrebbe dimorare dietro questo che si vede, sì. Perché quello è stato leggero. E già bene che il lungomare si estende ancora per 900 metri verso sud. Allora, facciamoci qualche parte. Ora che succede? Che il progetto globale dovrebbe... Abbiamo i venuti contatti. Lo cefona e dovrebbe trovarsi il modo di... Da qua si domina, no? Perché ieri ho avuto una riunione con il geologo, con gli... Attenzione però che... No, io lo conosco bene, lui mi conosce... Se capisco bene, questo era soltanto, cioè Salvatore, soltanto pedonale qui, Questa parte allora, qui collana era pedonale. Per le emergenze, le macchine hanno un'altra viabilità. Questa qui che si sviluppa. Il problema è che i tempi si dicevano in questo momento. Allora, ringraziamo innanzitutto l'assessore Rima, che ha avuto la sensibilità di fare questo sopralluogo nella Locride e anche a Marina di Gioiosa Ionica per quanto riguarda i danni post mareggiate dello scorso fine settimana. Marina di Gioiosa, rispetto ad altri comuni, ha avuto dei danni, ma non ingentissimi, comunque le strutture hanno retto, c'è stato qualche cedimento, c'è stato più che altro problemi legati alle condutture, quindi all'acqua, alla rete fognaria, che hanno subito degli scossoni e si sono aperte delle falle in queste condotte. Per il resto grossissimi problemi strutturali, tranne un po' di panchine divelte, non ne abbiamo lamentati. Questa è la situazione.
No, due porti. Però Gian, c'è anche un'altra cosa, non siamo neanche preparati come protezione civile ad affrontare queste situazioni. Ad esempio ci siamo sentiti le scorse settimane con te, insomma, perché abbiamo questo problema della fede comodi a Lodi, sì, che di fatto non è attrezzata per affrontare appunto queste situazioni di emergenza che si vengono a creare. Dobbiamo cercare, poi la sede comune, ritengo che c'è l'occhio di una serie di comuni che dovrebbe riguardare tutto il territorio. Dobbiamo però metterci in condizione di renderla operativa. La sede comune è un terminale del processo. Ma cioè noi abbiamo adesso riscontrato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che i nostri disastri al territorio provengono soprattutto a causa del male utilizzo dello stesso. Bene, allora, il processo poi della protezione civile si desta come non luogo della risoluzione del problema, ma piuttosto il luogo delle emergenze e della prima fase. È chiaro che anche quello è un fatto culturale, intendiamoci. Cioè io quando parlo di protezione civile, cerco di parlare, no meglio, quando parlo dei rischi naturali che noi corriamo come Calabria, io le parlo senza tabù e senza pregiudizi e senza omissione, perché i calabresi devono prendere coscienza che noi siamo la regione più sismica d'Italia e siamo al top come regione come rischio idrogeologico. Se prendiamo consapevolezza di ciò e non rimuoviamo come fatto mentale, come fatto culturale, che ci può anche capitare, probabilmente prendiamo anche consapevolezza di tutto il resto della ragione. Ma la protezione civile poi è l'ultimo ragionamento, capito? È l'approccio con il territorio, no, è la qualità delle nostre costruzioni, è tutto un sistema. La questione di cultura, che non è un fatto calabrese, se questo si può funzionare, perché se voi avete visto le immagini di Olbia, che erano dissimili a Siderno, no? Di qualche settimana fa, lì siamo, insomma, no? Soprattutto a sud, l'approccio con il territorio è stato devastante. Qui ci sono una infinità di case, prima linea, in fondo al mare, che lei che fa distinzione, cioè se tu la prendi in modo anonimo, l'immagine di Siderno, di Locri, di Corigliano, di Rossano, di Trevisacci, di Villa Piana, che dico, di Catanzarolino, senza smetterci sotto che queste scuole sono identiche. No, la cosa grave, non c'è distinzione, cioè tu non identifichi un posto rispetto all'altro. La cosa grave è che ormai si è perso di vista, non c'è consapevolezza del fatto che il territorio deve essere messo in sicurezza. Ricordiamo quando lui era assessore all'agricoltura, dopo superato, fa la prima intervista quando sono del Bertrame. Da quel momento parte l'impulso e abbiamo strutturato il settore geologico. Se parlate in giro, sfido chiunque a farlo, perché abbiamo dati certi, se parlate con le persone di c'è il PAI, qualcuno dice che sono le patatine. E parlo di amministratori pure sindaco, non parlo di vincolare il consenso del territorio. Qualche amministratore però vi ha sollecitato all'aggiornamento. Voglio fare una domanda. Fatemi un secondo a me. La riflessione è questa. Noi abbiamo adottato nel 2001 il piano settore geologico. È stato notificato ai sindaci che dovevano fare un passo banalissimo, dovevano soltanto calare il virus geologico sul proprio territorio e inibire l'espansione edilizia su quelle aree là. Noi oggi abbiamo un dato che su 409 sindaci ai quali è stata notificata la cartografia vincolistica, una fetta diciamo rilevante pure, non sa ancora cos'è il PAI. A noi ci pervengono progetti in andata di bacino dove la gente ancora non sa la differenza che c'è tra il rischio idraulico e il rischio da frane. Quindi questo è il dato sindaco. Quindi manca la cultura del rischio, manca la consapevolezza che in un territorio vanno fatte cose mirate e corrette. Noi adesso, tre mesi fa, abbiamo fatto circolare i sindaci, abbiamo detto guardate, state verificando adesso il nostro territorio attraverso l'adozione del PSC e del PSA. State attenti, non guardate soltanto il PAI che è datato, che è del 2001, guardate che ad oggi tenete in conto che negli ultimi 10 anni cambiamenti bloccate l'espansione edilizia in zone dove invece i tecnici che fanno sindaco?
vedono la cartina in 5.000, vedono che non ci sono macchine rosse e andiamo tranquilli. Lì e poi ci cadono l'amministrazione sulle protezioni. Quindi il 99% di danni che si vedono è che c'è un'esposizione massiva di danni dove la gente non riesce a capire, non riesce a salvaguardare. Ora abbiamo centinaia di casi che sono così. Quindi se si inverte la tendenza e si inizia veramente a rispettare le regole sulle aree che sono veramente a rischio, state tranquillo che l'acqua quando arriva si va naturalmente al mare, se non ne creiamo lo stato, non sbagliamo la progettazione delle tombature, non sbagliamo... Per brevità, io qui ho l'elenco dell'accordo di programma quadro Stato-Regione sul distretto di Mugliano, che ammonta alla bellezza di 220 milioni di euro, di cui 180 milioni regionali e 40 del Ministero dell'Ambiente. C'è a fronte di questa gestione un commissario che è il dottor Percolla. Io qui, senza dare un giudizio su quanto è accaduto finora, ho l'elenco che non è in termini di giudizio assoluto un pacchetto già perfettamente finanziato, quindi ma è una cosa che potrebbe trovare questo elenco, tutti questi interventi potrebbero trovare una sponda finanziaria certa. Per cui, per quanto riguarda questo versante qui, Montebello Ionico, che si crede che più assunto, no? L'abitato di Masella viene ad essere al fuori, Monasterace, località Uliveto, poi abbiamo una serie di interventi su Reggio Città, poi ancora non utilizzati, no, abbiamo su Reggio Città, allora abbiamo Gallico, Annunziata, Larno, Menca e Maraniti, dico bene, stiamo parlando di 17 vetro, poi ancora su Reggio Calabria. Qui non c'è. Cardeto, che però è sul versante, poi Caleri, che è qui, che c'è 1.000 euro per l'abitato di Natile Nuovo, deve essere una frazione di Caleri. Poi Gioia Tauro, che c'è un altro versante, poi la provincia ha 3 milioni per interventi. Poi ancora, vabbè, questo è Vibo, Reggio Reale, Villa San Giovanni, 5 ponte sulla Varapoli dall'altra parte, San Pietro di Carità, dove si trova? È lì qua. Antonina. Ecco, vabbè, e quindi qui c'è una serie di interventi che sono, no? Lotteria, eccetera, Locri, vediamo un po' se c'è Locri, Torrente, Santo Stefano. Sì, questo era quel piano che era stato fatto, non era Devo ringraziare il sottosegretario, nonché amico, insomma, da tantissimi anni, Gianni Rima, per la presenza qua insieme a Tilde, a Candeloro, a Pietro, a Piero Rampisi, tutta la deputazione dei consigli regionali e provinciali. E quello che vorrei capire però. Parlavo delle altre presidente imprenditore e presidente anche Strangio, quello che poi dovremmo capire oggi è cosa la regione e la provincia possono fare per questo territorio in un momento difficile, in un momento delicato. Di fatto Gianni, e oggi a causa di questi danni abbiamo tantissimi problemi sul territorio, l'economia piegata in due a causa del problema di Siderno. Cioè è importante la vostra presenza, la vostra visita, la vostra amicizia oggi, però abbiamo bisogno di azioni concrete, Candeloro, cioè, altrimenti tutto rischia di essere passerelle, nient'altro, e non abbiamo, è un territorio questo che purtroppo in passato di passerelle ne avevo tantissimo, cioè, Pietro, non sbaglio, oggi abbiamo bisogno di un segnale chiaro e forte da parte in modo particolare della regione Calabria, e quello che ci attendiamo e auspichiamo insomma che si possano fare interventi. Partendo da Siderno, che è la città che ha avuto i maggiori problemi più evidenti sul lungomare,
a tutto il territorio, che loro hanno tolto i problemi, come i termini hanno avuto, ne hanno avuti altri, meno male una serie di problematiche ce l'abbiamo tutti, sono importanti i finanziamenti, però devono essere indirizzate queste risorse in modo chiaro e soprattutto della possibilità di poter spendere subito, di poter rimediare a queste situazioni. Capisco che non è facile, che il momento è difficile per tutti quanti, per tutti gli enti, però qualcosa è necessario fare anche attraverso il governo nazionale. Cioè il governo Letta si deve impegnare per trovare le risorse necessarie per risolvere le situazioni critiche che sono arrivate oggi. E poi soprattutto, io parlo anche come un elogio, noi dobbiamo trovare una soluzione per prevenire, per evitare quello che è successo a Siderno, quello che è successo a Siderno ieri possa succedere a Lopio, a Bovalino o a Gioiosa domani, perché il rischio è evidente a questo punto. Cioè, basta una prossima mareggiata e il lungomare, che poi il lungomare rappresenta l'economia di un territorio come il nostro, no? E se non prendiamo le precauzioni necessarie che prendiamo adesso, rischiamo domani di dover rimediare a quello che potrebbe succedere. Io vorrei sapere, ingegnere Siviglio, dato che lei è il responsabile della difesa del suolo e delle coste, vorrei sapere in quest'area, perché quello che è successo a Siderno è evidente che non è successo come danno, nel senso puntuale. Come un fatto puntuale, bravissimo, questo volevo dire. Quindi hai già capito il titolo corso dell'ascolto con la luce. Io volevo sapere qual è l'opera di difesa della costa che per area fisiografica, tanto per essere un po' più chiaro, che avete intenzione di fare come regione Calabria. Allora, cosa si è verificato nel corso degli ultimi 50 anni in Calabria? Sulla difesa costiera non c'era una cultura ingegneristica seria e si facevano sempre interventi puntuali, si pensava insomma che il problema puntuale lo era generato da un evento specifico. E negli anni la regione programmava interventi a finanziamento sparso, arrivava a Calogna, arrivava a Colonia, buttava la propria mare e finiva la partita. Terza operazione si faceva sui fiumi, terza operazione si faceva sulle rane. Non c'era né una cultura né c'era un piano organico vincolistico su questo. Opere marittime gettavano massi a mare, le province gettavano massi a mare, i comuni gettavano massi a mare, c'è stato lo scempio complessivo. Sulla popolarità in genere non c'è stato un programma serio per individuare i punti strategici, perché capite benissimo che l'evoluzione naturale del mare è quello che va e viene, si prende la sabbia e la riporta. Esatto. Quindi se uno non progetta in modo corretto dati seri, rischia di squilibrare il sistema geomorfologico e metomarino del luogo. Cosa abbiamo fatto come regione? L'abbiamo avviato 6 mesi fa, abbiamo fatto un piano regionale di difesa costiera che abbiamo quantificato, penso, 450 milioni di euro per soltanto risolvere i problemi dell'emergenza. Cosa abbiamo fatto? Non abbiamo regionato a livello di campanile, di Lopi, di Siderno, di Gioiosa e altro, perché era poca cosa, era poco superata. Noi abbiamo fatto riferimento alle unità fisiografiche regionali, per capirci, gli 800 km di costa abbiamo spezzettati in tratti di 100 metri ciascuno. In ogni 100 metri fatti abbiamo fatto valutazione di rischio, facendo 4 letture di linea di costa, 54, 72, 100 metri, vedete benissimo, 100 metri. Ogni chilometro di tratti, 800 km, ci abbiamo una stringa, abbiamo anche punto per punto l'ombrellone. Passo per passo. In questa operazione abbiamo fatto 4 letture delle linee di riva e abbiamo l'evoluzione nel corso degli ultimi 50 anni, a partire dalle casse della cassa del Mezzogiorno del 54 al 2013, per capirci le tue su Google Map recente. In questo range di queste 4 letture di evoluzione del suolo abbiamo individuato punti di città paurosi. Siderno, che peraltro ci ha dato ragione, o meglio, ci ha dato un preferito non avere ragione, ecco. Su Siderno in modo particolare avevamo che in 50 anni di studio eravamo un punto di unità assoluto e lì avevamo previsto come master plan delle opere di difesa costiera su Siderno. È chiaro che l'evoluzione della costiera non vedo dettagli tecnici perché li vedete pubblicati a breve. Abbiamo fatto le scelte perché abbiamo individuato la unità fisiografica a partire da Monasterace all'Opera, su questo dato abbiamo fatto degli studi e i punti pubblici sono usciti di Siderno, Monasterace e Calogna, in effetti si sono verificati danni. Abbiamo già con le prime risorse strutturato un piano di messa in sicurezza di Antica Calogna perché il problema di Siderno è scoppiato in questa settimana. Sì. In un primo momento abbiamo pensato di fare un finanziamento misto tra Monasterace e Calogna, e Monasterace Calogna e
SDR, cercando di tamponare punti digitali su un progetto organico che abbiamo già predisposto con ABR. Nasce il problema degli scavi, ci siamo concentrati sulla protezione di questo importante sito regionale e abbiamo predisposto sul piano finanziario che abbiamo messo un bando di 2,5 milioni di euro per sistemare tutta quell'area di Calogna. È chiaro che noi abbiamo fatto i conti su una dotazione finanziaria su base regionale di 40 milioni di euro, che l'abbiamo già programmato tutto individuato i punti più critici. Per capirci, in materia di difesa costiera, i punti più pericolosi in assoluto sono il terreno cosentino, l'area di Gisseria Palerna, la parte di Reggio Calabria, da Pellaro fino a Reggio stesso, Valanino, tutta la zona rossa, e poi dello Ionio, i punti più critici sono Siderno, Palizzi Bova, Siderno, Calogna e Monasterace, di fatto dove ci sono problemi seri. Ovviamente noi le risorse finanziarie erano limitate, non potevamo prevedere una copertura complessiva perché 450 milioni di euro ci stanno. Però una cosa importante, due cose importanti quali sono: la prima è che la Regione Calabria è la prima regione in assoluto che approverà quanto prima il comitato istituzionale, con il Presidente ovviamente Scopellini e con Gentile abbiamo concordato anche delle date, approverà il primo piano di difesa costiera per l'Italia, di fatto, perché nessuna regione l'ha già fatto e quindi questo è un pregio che ci portiamo come regione. Metteremo nuovi vincoli perché fino adesso, se voi che siete gestiti al territorio, vedete che ci sono delle macchine rosse a casaccio, adesso lo metteremo vincoli di identificabilità assoluta su tratti costiera, non più a casaggio, perché si può verificare che sul comune di Siderno alcune zone sono identificabilità assoluta, altre invece no, mentre la vecchia loro prevedeva che era tutto rosso, davvero. Quindi nuovo piano vincolistico di difesa costiera che mancava nel vecchio PAI. La seconda specie ci abbiamo programmato questo intervento strutturale dove nel corso dei prossimi 10 anni, per evitare fare quegli interventi a casaccio quando loro, che ognuno ha 10 euro e spende per mettere le terre a mare, abbiamo ingabbiato, cioè tutta la programmazione futura per i prossimi 10 anni, a spendere i soldi dove realmente servono. Certo. Quindi noi abbiamo già tutti i punti critici dove canalizzare parte delle risorse con comunitari che andremo a strutturare nel prossimo periodo. Finiscono tanto per la protezione civile, ovviamente non possiamo non citare quelle cose che siamo la protezione civile. Siete stati anticipati dal maltempo. Con la protezione civile, è chiaro che la regione, una regione non è tutta regione, la regione ci sono delle cose. Il piano vincolistico che noi abbiamo fatto lo leghiamo all'attività di protezione civile per quanto riguarda il sistema di allerta, perché se la sala operativa della protezione civile, che è già montata, sa che su una zona c'è comunque rischio di mareggiate, vanno a calibrare, cioè, il sistema di allerta su quel punto là, per evitare che magari uno si concentri su zone che sono diverse. Ora, abbiamo pensato di fare questa operazione qua che ci consentirà di dare queste due risposte che dicevo prima. Ora, noi su Siderno abbiamo già fatto le valutazioni, quindi abbiamo già elementi dettagli. Stamattina abbiamo fatto vedere i nostri tecnici per fare dei rilievi puntuali, per capire se le cose che abbiamo pensato un anno fa erano reali, purtroppo hanno dato ragione i danni che abbiamo visto oggi. Quindi noi Siderno l'abbiamo messo tra le priorità rispetto a quel parlamento che abbiamo programmato. Però abbiamo fatto l'operazione. Questa operazione non l'abbiamo fatto per un altro territorio. Un altro aspetto importante è che non l'abbiamo fatto in modo libero, così noi ci abbiamo messo come ABR e decidono anche la sera. Abbiamo fatto un'operazione che va nella direzione di coinvolgere tutti gli enti che hanno competenze in materia di difesa del suolo. Quindi abbiamo fatto un accordo con la provincia e con tutte le province, con la provincia di Reggio, con il proprietario delle marittime della regione, con il Dipartimento dei Lavori Pubblici e con l'ABR. Abbiamo fatto tutta la progettazione preliminare esclusivamente utilizzando le risorse interne e quindi per la storia, alle volte si è verificato che un progetto lo firma un funzionario della provincia, un funzionario di opere marittime, un funzionario dell'ABR e un funzionario della PNRG. Uno è la PNRG e è in capo all'ABR, dove nessuno può dire non lo sapevo, non l'avevo visto, quindi il contributo di maternità non l'ho fatto. Grazie ovviamente all'apporto sinergico degli unici 4 enti che hanno competenze in maniera di difesa del suolo. Abbiamo evitato di coinvolgere i comuni perché la difesa costiera non è un problema, e di comune è un problema. È un problema di costa. Questo di costa. Noi infatti l'intervento che abbiamo fatto su Colonia l'abbiamo su Colonia, su Monasterace, è stato progettato con 2 tecnici della provincia, 2 tecnici dell'ABR e 2 delle opere marittime che
andrà a bando a giorni, quindi la stessa cosa abbiamo fatto su Pellaro e la stessa cosa che faremo probabilmente su Siderio. Mi ha fatto sapere l'avvocato non ha bisogno. Grazie. Posso raccogliere una domanda?